Allora Laura, stiamo parlando dell'ipotesi futuribile, insomma fantasiosa, lo vedremo quanto, del soggetto unico rispetto ai tanti soggetti della galassia. Quindi questa galassia che in qualche modo, tanto per mantenere la metafora astronomica che piace a Marco, proprio perché galassia subisce una forza centrifuga che dovrebbe essere compensata da una forza centripeta. Io ho l'impressione che questa forza centrifuga un po' abbia preso il sopravvento e mi pongo questo problema, cioè tutti quanti i membri vari di questa galassia hanno la consapevolezza di essere parte di un tutto, secondo te? Ma non me la sento di interpretare il pensiero di tanta gente, soprattutto che sono bene o male radicali tutti, e il radicale è appunto, è libero. Ha questo solo obbligo di essere libero, quindi no, interpretazione non ne faccio. Capisco il tuo pensiero e devo dire che ci rifletterò, non ci avevo pensato. Mi veniva in mente un'altra cosa invece mentre tu facevi questa riflessione, che sì, il concetto di galassia piace molto a Marco ed è giusto che gli piaccia perché lui è... suggestivo. Sì, no, soprattutto perché Marco, anche quando parla, la gente dice non lo si capisce, non lo capite perché non gli state attenti, se steste attenti lo capireste. Lui è come Brahms nella musica, arriva un motivo, non gli va dietro, lo butta lì e va avanti, e va avanti, va avanti. Chi non riesce a tenere la sua velocità, beh, mi dispiace, studi di più, legga di più. Allora, tornando alla galassia. Ti ricordi quando per la prima volta Marco disse transnazionale? Tutti, come? Ma non è internazionale, bla bla bla. Adesso qualunque avanzo di partitello inventato ieri mattina, con quattro aderenti e un presidente, un segretario, un tesoriere, rimane un solo soldato, ma va bene, sono cavoli loro, magari lui l'anno prossimo diventa qualche cosa, parla di transnazionale. Adesso la galassia l'ho già sentita nominare, da quello che parlano così e che esprime quei concetti, come si chiama? Ah, Vendola. Poeta della sinistra. Dappertutto si comincia già a parlare di galassie, ci hanno usurato, consumato, è come quando certe persone consumano radio radicale senza ascoltare, se non con le orecchie. Adesso piano piano ci stanno consumando, usurando quei termini che per noi erano un concetto con un ben preciso significato. Andiamo a cercare il centrifugo e il centripeto, capito come? Per gli altri sono parole che fanno rumore, che piacciono a quelli che parlano con molta attenzione del loro astruso pensiero, che tu non riesci a districare tra le parole, perché se vai a stringere... Diceva Ernesto Rossi, battere con le nocche sulle parole per vedere se dietro c'è qualcosa o il nulla assoluto. Laura è fantastica. Senti Laura, tu interverrai a questo congresso o sei già intervenuta? No, sinceramente no. Io ho rotto un po' le tasche a tutti al congresso ultimo dei radicali italiani, ho anche fatto quella botta di vita di correre a salvare il bilancio che era stato messo a rischio, essendo l'unico bilancio di un partito italiano pulito e onesto, e rischiavamo di uscire al congresso col bilancio non approvato per una distrazione della presidenza. Parliamo di cosa più precisamente? Di che parliamo? Di questo? Sì. No, ormai è cosa passata. Sta di fatto che il presidente era distratto, non si accorgeva che io avevo chiesto la parola a favore del bilancio e quindi contro la dichiarazione che era stata fatta inopinatamente, perché il compagno, io adesso non voglio ripetere il nome perché non voglio accusare, quando un compagno vuole parlare contro il bilancio, non importa se con argomentazioni assolutamente capocchiose, dica che vuoi parlare contro, in modo che qualcun altro va a parlare a favore. Lui è andato lì, ha fatto il suo intervento e il suo intervento era contro il bilancio. Non voglio entrare nel merito, era un intervento, era un'opinione fasulla, comunque fa niente. Quando ho visto che si rischiava brutto mi sono precipitata, non c'è stato il tempo di arrivarci con la carrozzina, sono andata come una valanga con le stampelle,
ho fatto un intervento, non so come è riuscita a ottenere la maggioranza della votazione, lì ho rotto un po' le tasche a tutti, e non era, ho fatto altri interventi un pochino, c'è stato quell'intervento a proposito di questo caso straniero, questo ergastolano che è dentro da 29 a 27 anni, di cui 19 in regime di 41 bis. No, Musumeci sta bene, è straniero, è il papà di Anna Straniero, che è malato gravemente, cominciano a riconoscere la figlia è disperata, gli mancano solo 2 anni, fra l'altro gli avevano fatto questo insulto di una beffa di dirgli che la sua pena era finita, lui stava già facendo sulle sue cose e poi si erano sbagliati, deve fare altri 2 anni. D'accordo, faceva parte della Camorra, la Sacra Corona Unita, figurati, però non ha ucciso nessuno, probabilmente era solo un galoppino, non lo so. Sta di fatto che è finito nella famosa retata dopo i grandi omicidi, le esplosioni, eccetera, e l'hanno infilato nel 41 bis. Ha 19 anni di 41 bis più altri non so quanti, 6 o 7, 8 di ergastolo semplice. Allora lì la figlia mi aveva mandato una lettera, io ho scelto di regalare a questa situazione il mio tempo di congresso, leggendo la lettera mi sono commossa perché i vecchi si commuovono facilmente. Non soltanto. E quindi non sono molto soddisfatto di come ho abusato del congresso di Radicali Italiani, quindi questa volta mi sto zitta e buona. Capito. Anche perché il cardiologo mi ha detto che è meglio che non mi agiti troppo. No, per carità, ci mancherebbe, ce ne andiamo a rimettere di salute. Ci facciamo 4 risate, domani mattina alle 6:15 qui in congresso mi arriva l'infermiera a farmi il prelievo per controllare il grado di coagulazione. Ovviamente speriamo che vada tutto bene. Da ridere. No, bisogna, speriamo che vada tutto bene, ma sai, avrai subito i risultati? Sì, no, mi danno la dose di pasticchette da prendere. Vabbè, è una cosa che è anche divertente, non mi era mai successo. Laura, ti auguriamo un buon congresso, ti ringraziamo di questa intervista e niente. Come dicono le persone educate a questo punto, sono io che ringrazio voi e soprattutto ringrazio gli ascoltatori. Dai. No. Ringraziamo, ecco, chi ci seguirà, che ci darà dignità e ci presterà la sua attenzione. E come sempre su internet. E se mai i tesorieri di tutti gli organismi della galassia dovessero decidere, trovare il modo, identificare un sistema, eccetera, per rifare un unicum, un'unità totale, che ci sia dentro certi diritti, per favore. Ma ti pare che proprio certi diritti debba rimanere fuori dalla galassia? È assolutamente antistorico. Oltretutto quella di certi diritti è una battaglia che io considero epocale, che penso che potrebbe avere lo stesso identico valore del divorzio, dell'aborto, dell'obiezione di coscienza, delle carceri, della giustizia, di questo. Laura, un'ultima cosa in chiusura, tu sei l'esempio vivente che non c'è età per imparare a usare l'internet, come dice Marco. Una sessione di insegnamento su questa cosa, gliela proponi? Perché lui dice che non vuole sapere di imparare a andare su internet. Marco è così, lui si diverte anche tanto a farsi fare le cose dagli altri, perché sa che ogni volta che uno di noi rinuncia a qualsiasi cosa, anche solo a un'ora di vita o una nottata di sonno, e lo fa per amore del partito o suo, sa che ci mette l'anima e quindi gli piace molto. Grazie ancora Laura e buon congresso. Grazie.